Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Cive in questo nuovo video di Ashen. Allora, ce l'ho fatta. Ho dovuto farlo 5-6 volte. Sono tornato a casa, mi sono potenziato l'ascia. Così almeno sono riuscito a fare un pochino qualcosa. Ho mandato sempre avanti lui. E ogni tanto moriva, quindi dovevo tornare indietro. Poi dopo Colosso di ritorno. Dopo l'ho cosato, ne ho combatti anche 2-3. Tanto punti li facevo e niente, a furia di andare avanti e indietro ce l'ho fatta. Lui mi ha trovato uno shortcut da panico e dopo siamo arrivati a un punto salvo. Lo shortcut è esattamente dove c'è quell'individuo lassù, si sale su quella trave e ci sono una serie di scale incredibilmente che ti portano quasi all'entrata poco dopo. Me l'ha sempre trovata lui, perché se trattava a me, ecco cavolo che la trovavo. E quindi siamo qua, speriamo bene, adesso vediamo che succede perché non ne ho un'idea. Ho provato a esplorare un po', ma non c'è niente, cioè almeno non vedo niente. Comunque, vediamo un po'. Adesso abbiamo l'ascia. Mi tocca fare con questa, perché sennò. Oh, salve! Se no non si fa, è troppo. Veramente, ecco. Stavo dicendo. Vado più tranquillo perché comunque è lì il salve. Quindi sono a posto. Lui va con una ascia a una mano, ma non ha molto senso. Perché qui la luce c'è. Ah, perfetto, siamo morti tutti e due. Beh, dai. Una cosa piacevole. Vabbè, è una zona molto molto impervia e stranamente molto al di là sembrerebbe delle nostre del nostro livello, però essendoci livelli anche fatica. Comunque adesso piano piano ce la faremo, sono riuscito ad arrivare fino a qua e ce la farò anche da avanti. Allora, vediamo un po' di riprenderci le nostre si chiamano cicorie, no, scorie, ecco, si chiamano scorie. Andiamo di riprendercele, siamo a posto. Ok, piano piano, facciamo tutto, sì, lavoriamo. Allora, vediamo un po', così, così, e così, siamo a posto, così. Vai, perfetto. Vedete, con un po' di organizzazione si fa. Eccoci, perfetto, è andata benissimo. No, vabbè, stavolta è andata meglio, dai. Forse ce la facciamo. No, non mi aiuta. Che coglione. È veramente un deficiente. Per aiutare me si è fatto uccidere. Vabbè, riproviamoci ancora. Qui ormai sono più le volte che moriamo che altro. Però almeno recuperiamo le cicorie e lì siamo a posto. Eh sì. Siamo? Sei a due passi, non è che devi caricare chissà cosa, eh. Ah, santa miseria. Buonanotte. Voglio anche il pulsante. Quindi proviamo da capo, poi ce la faremo. Quante ne abbiamo queste cori qui? Ne abbiamo 35.000. Di tutto rispetto. Allora, cominciamo a menare. Vai! Oh, bastardo! Eccolo qui. Devo ancora potenziare per il verso, lascia, perché. Miseria. No, volevo schivare o ho fatto lo spazio. Oh, porca miseria. Allora. Vabbè, incidenti. Oh, l'ha ucciso, non ci credo. Grazie. L'hai fatta, eh? Andiamo. Incredibilmente forti. Ok. Andiamo. E siamo a posto. Possiamo andare. Mamma mia, incredibile. Dicevo, la scala ce ne sono. Una serie di scale che vanno su, 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 su. Incredibilmente su. Sì, molte cose le ho lasciate indietro perché non ci vedevo niente. Quello è il problema di fatto, però va bene. Andiamo un altro po' avanti. Vediamo. Fa troppi casini. Vedi quanta roba c'è. Sarebbe bella prenderla. Tutta qua. Oh, ma sarebbe bello anche non morire. Anna. Oh. Ecco. Cioè, abbiamo un'ascia potenziata. Adesso cercherò di potenziarla di più. Mi dispiace usare quelle due mani. Ah, questo è un. Solo che qui proprio non ho scelta. Non c'è niente. Vediamo se c'è qualcosa magari di nascosto. Questa poi c'era scritto, forse qui si rampi, ok, e non vedo niente, cioè nel senso che non vedo niente, che non c'è proprio niente interessante. Ok, io andrei all'obiettivo, ammesso che sia lì, non ho idea neanche io di dove cazzo sia. Ok, andiamo verso il centro, che presumo sia il punto. No, se ci perdiamo è un casino qui. Ecco, questa è la via. E andiamo. Avanti. Andiamo bene. Eccolo qui.
Questo è un simpaticissimo. Simpatico. Ok, vai. Vai, se attacchiamo in due dovremmo andare meglio. Come no? Proprio da Dio siamo andati. Purtroppo è incredibilmente coriaceo. Ok. Vai. Aia, mi ha preso lo stesso. Vai. Oh. Mamma mia. Cavoli. Allora, beviamo un altro po'. Ma ci siamo ubriacati qua fuori di bere. Vediamo come poter fare questi. 38.000, eh. Che cazzo? Ho preso un colpo. Beh, sicuramente ci possiamo potenziare tutte e due le armi, eh. Questo è sicuro. Allora. Perfetto. Oh, così deve stabilizzarsi. Deve stabilizzarsi. Perde l'equilibrio. Ma curva. Io l'equilibrio lo perdo bene, però. Eccoci qua. Bevuto. Una bella imbiacata e siamo a posto. Qui c'è qualcosa, però stavolta l'ho visto, eh. Ok. Andiamo. Benissimo. Speriamo che sia. Sempre per oddio, non è che non mi serva, però ne ho già 8. Carità, a livelli grandi ce ne vogliono 2, 4 e così via. Però. Vediamo un po'. C'è qualcosa di nascosto, perché qui a sto punto mi aspetto qualsiasi cosa. Spero che sia questa la strada giusta. Boh, no. Andiamo a fare che avete idea. Ah, per aprire. Da sola ce la fai, complimenti. Ecco qua. Una bella arena dove si può cadere. Perfetto. Direi che siamo a cavallo. Ecco, vediamo un po' sto boss. Cazzo. Salute. E la tipa? Somiglia al tipo. Non è. Ditemi che non devo combattere con lui. Ecco, come l'ho detto. Eh sì, certo. Così. Ah, Amriel. Amiren. Proprio come si chiami. Ok, ok, ok. Vai. Non gli stiamo facendo un cazzo, eh. Perfetto. Perché siamo a cavallo. Perfetto, proprio in tempo in tempo. Ma porca miseria. Cazzo. Esagerato. Ops. Vedi come lo ammazzo questo. Parolacce. Poi ce l'ho potenziata, lascia. Veramente fa più. Vediamo. No, no. Già. Vediamo. A me non ho più da bere. Che debba andare con questo. Vediamo un po'. Vediamo cosa riusciamo a fare. Via. Ah, abbiamo fatto molto, sono contento. Cavoli. Adesso mi farà bella botta. Ok. Questo coso farà qualcosa? Fatto tanto. E ovviamente il nostro amico è morto. Sarà dura, eh. Sarà parecchio dura. Anche perché mi devo studiare un pochino. Fantastico. Allora, c'è questo che ormai sembrerebbe quasi morto, come me. Però. Vabbè, quello gli serve. Aia, non ha schivato. Porca miseria. Ok, vai. Andiamo a dis- ok, questo sembrerebbe. Sarebbe fuori. Cavoli, si è fatto parecchio male, eh. Sì, però. Non lo farò mai. Non ce la farò mai. Ok. Ho cercato di vedere se avevo delle cure, ma. Sarà dura curarsi qui. Immaginavo, cioè, è veramente impossibile a questi livelli riuscire a batterlo. Ci posso riprovare, però la vedo quanto improbabile. Mi toccherà andare a casa a rinforzare qualcosa. Forse l'assia.
Ma potrò fare al massimo 50 in più. Non vedo tutta questa differenza di prestazioni. Quello che mi preoccupa alquanto. Il nostro amico starà arrivando? Meno male. E andiamo avanti. Riproviamoci di nuovo. Ok, lì stanno andando avanti questi e sono tanti. Ho l'impressione che la gente non mi piaccia. Accidenti! Che sia proprio facile. Cioè, questi se la potenza lascia sicuramente li faccio meglio, ma il boss no. Il boss no. Troppo. Quindi non so come fare. Questa è la verità. È parecchio coriaceo. Allora, l'unico è puntare subito la lanterna e poi quando va giù dargli un sacco di botte. Speriamo che basti. Vediamo un po'. Ci sei te? Sì, c'è. Lui. Certo che prima di arrivare al boss uno così proprio non ci voleva, eh. Quello è il problema, che prima di arrivare al boss abbiamo un sacco dietro. Ok. Vedete? Questo se è potenziato un altro po' lascia, ecco, tre colpi li ammazziamo. E non è male. Ok, proviamoci. Andiamo con 5 freschette al boss alla fine. Dubito. Dubito fortemente. Andiamo, beviamo e apriamo. Vai! Al massimo ritorno a dietro nella casa e potenzierò. Il problema è che arrivare fino a qua è un bel casino. Ci sta aspettando. Ah, devi fare tutta la cutscene. Posso evitarla? No, non posso evitarla. Ah, sì, si posso evitarla. Mi salta. Ok. Prese. E dobbiamo prendere quello. Vai. Mi ha fatto male. Pazienza. Quasi. Ah, lui è proprio a terra, proprio di peso. E mi sa che posso. Eccolo! Vai! Perfetto! Aia! Non buono! Lui ovviamente adesso ha 30 anni. Ah beh, perfetto! Sono proprio a cavallo! Ma non resarmi, mi raccomando! Combatti contro lui che è meglio! Tanto è un boss, non lo farà mai! Ah, per carità! Se riesci a batterlo, mi aiuta molto! Ok, l'abbiamo fatta! Carità, gli fa tanto. Ok, vai. Ah, sono morto. Beh, mi fa piacere. Fantastico. Non me ne sono neanche accorto. Non è proprio impensabile, perché alla fine gli ha tolto to tanto. Quindi una volta che gli ammazziamo la lanterna, prende molti più danni. Interessante. Vabbè, ci vediamo lì. Eccoci qua, ho perso tutte le scorie, pazienza, tanto ormai qua non ne penso neanche più. Andiamo avanti e vediamo un po' se ce la facciamo. Ok. Allora, mi ha detto che dobbiamo prendere il boccione. Non ci riesco. Manca tanto, eh. Vai, perfetto. Adesso dovrebbe fare qualcosa e adesso dovrebbe essere un pochino più debole a tutto. Bene, bene. Se lui seguisse me, non sarebbe mica niente. Io lì. Piano piano. Ok. Vai. Cazzo, cazzo, cazzo. Ovviamente.
Dai, dai, attacca, attacca. Mi piace quando fai così. Quando fa così le mani, cioè. Ok, dobbiamo. Vai. Male. Vai. Non è difficile. Perché ci vuole un po' di fortuna con tutte le cose. Aia. Oh, dai, l'ho evitato abbastanza bene. Posso morire un'altra volta perché sennò sarebbe un casino. Ok. Facciamo fare. Vediamo un po'. Perché lui sta a puntare me. Oh, ce l'ha fatta. Ad Alcimen a Miren. Ok. Ho perso un sacco di roba, però almeno ce l'abbiamo fatta. Non era difficile, solo da capire. Perfetto, e anche lui è andato. E lei è libera, quindi. Salve signorina, lei è bendata, lo sa? Ok, ce l'abbiamo fatta. Più o meno abbiamo ripreso le scorie, sì, non proprio, avevamo 30 e passa, però meglio di niente. Ok, cuore, ho preso un po'. Oh, vabbè, benedizione di Geffen, vabbè, buone cose. I am Silurin, sister to this matriarch, yet neither friend nor ally. I knew this day would come for Amiren. Heartless as it sounds, I wish it had come sooner. Bataran sent you? Then I would be honored to join you at this vagrant's rest of yours. Before that, I shall reward you for freeing me. Now that I am free, I can use these pathways, and I can help you do the same. But first, I need an artifact. The cunning pestle. The pestle was stolen away by a pair of cowards during your battle with Amiren. Twin deviants named Tumor. Okay. You'll find their crumbling stronghold above the Whispers. Kindly fetch the pestle for me while I follow the shadows back to nel now. Casino, perché would proprio in like alto, in to alto. See the fast way out? Sì, mi piacerebbe tanto. Accetta. Oh, beh, così mi fai il teletrasportico. Beh, buono. Tanto qui, mi piacerebbe prendere tutto, ma è un incubo. Finché non prendo un talismano che mi permette di vedere al buio senza dover avere la torcia, meglio di no. Ok, tu praticamente mi hai dato l'osso del ritorno. Va bene. Ok, tu mi dai qualcosa di particolare in più? Evidentemente sì. E questo sarebbe stato... interessante. Ah, beh, per prendere questo, oltre a pagare, devo prendere altre cose che comunque mi vende lei. Questo e questo. Beh, dai, va bene. Questo, così possiamo potenziare senza problemi tutto. Queste case stanno crescendo a vista d'occhio. Occhio. Veramente tanto. Oh, salve! Dai, mi sembrava più bassa prima. Vabbè. Vabbè, queste sono le cose che mi diceva prima. Questo devo ancora aiutarla. E questo è il mio portino. Allora, vediamo un po'. Andiamo via un po' di cose. Bella questa. Vediamo un po', vediamo via anche questo. Vediamo via anche questo, è una missione per potenziarmi. Questo non so cosa sia. Vediamo. Abilità. Ah, uno scudo. Che però fa meno. Va bene, quindi lo possiamo mettere tranquillamente qui. Io non so perché a questo livello trovi delle cose così scarse. Ok, dovremmo essere a posto. Speriamo, ha perso tanto, però purtroppo non ho potuto farci molto. Allora, volevo dire, per potenziare questa cavolo di ascia a due mani, se vorrei non doverla fare, ma quando mi trovo in quelle situazioni così spiacevoli, mi tocca per forza farlo. Allora, per potenziare questa, ci vuole 17.000, ce li abbiamo. E farebbe 117 invece di 106, quindi fa 11 in più, non è tanto. Questa invece farebbe tanto in più. Mi tocca farlo. Non mi piace l'idea, però mi tocca farlo. Va bene, almeno abbiamo usato un po' di quelle cose. Cosa ci dicono adesso le quest? Di andare da un... giusto, lui. Vediamo cosa ci dice. I lost Amiren a long time ago.
I had given up hope of regaining Silurin. Yes, Silurin has suffered at Amiret. It will be some time before she is her old self again. I will do what I can to help. Now, please. Ok, va bene. Ah, vita in più, no, resistenza massima. Robustezza. Interessante. Robustezza potrebbe essere molto interessante come carisma. Adesso non diamo i soldi, però sarebbe molto interessante. Allora, devo andare dritto per dritto. Devo consegnare a quella lì che abbiamo parlato prima. Cosa? No, non è lei. Qua. Oh, ma qui c'è anche una scala. Vediamo. È diventato parecchio grande qui. Ah, quindi possiamo. Oh, salve. Eccoli qui. Opla. In one breath, you have taken a sister and returned a sister. Impressive. You have the listener heart as well, I see. The twin hearts are linked, so I should be able to follow the thread connecting them. But a knot of darkness. I cannot cut through the shadows that lie behind the hillside. It is a knot so tangled, so my people shunned Cisna's work, the spinning of deceits and shadows. Instead, we watched from afar. Our observations were inscribed on tablets and locked away within the halls of Cliffa. Perfetto, nuova missione. Oh, è andata bene, dai. Abbiamo preso un po' una bella ricompensa. Allora, vediamo un pochino. Lei sta andando avanti, questa è iniziata adesso, quindi niente. Le missioni secondarie sono di queste che è andare lì è un bel casino. Lei non lo so. Andando a sperimentare. Lei qua non ci penso proprio. E questa qui qua, vicino a quell'altra che è amara. Sarebbe buono farlo. Beh, lui chissà dov'è. Pensando. Ok, queste sono più o meno qua. Sono attaccate una qua, un'altra là. Ok, e queste qua. Ok, va bene, ok, questa non lo so dove sia, ma queste qui. La faremo nel prossimo episodio. Adesso vediamo di metterci un attimo a posto. Cercherò di vedere un po' quest'ascia, sperando che vada un po' meglio adesso. Sicuramente è stata potenziata. Vediamo bene. Ok, salviamo. Bene, ragazzi, io direi che questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video con Ashen. E io vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao!